Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario + Rabbids Kingdom Battle. Nello scorso video c'è stata la lotta contro Mega Bowser Jr. ed oggi si inizia il sesto capitolo. Dunque, abbiamo con noi Spawny, abbiamo recuperato il nostro amichetto Spawny, che non è il nostro amico, ma comunque tant'è, sempre che bisognava recuperarlo. Dunque, andiamo avanti. Questo è il lago di lava e sta diventando il lago cristallino a quanto pare. Qui proprio la lava non c'è arrivata, c'è arrivata solo acqua a quanto pare. Ok, non che sia un problema, ma i poteri di... Ah, eccolo. Ah, quindi non si possono rompere questi blocchi così. Ok. Ah, ma la lava c'è ancora qui, ci hanno ingannato. È un barbatrucco. Ah, questo è da spostare addirittura. Ok, e dove andrebbe? Di grazia. Ah, andrebbe fatto scivolare qua sotto? Forse, no, forse sì. Ma quanta roba c'è? Ah, forse ho capito. Non penso di doverli mettere in qualche formazione specifica, anche se sembra che è quello che mi suggerisce il gioco. No, questo va qui, mi sa, alla, proprio in fondo. Perché te lo bloccavano. E questo invece va qui. Ne sono quasi sicuro. L'altra volta dovevo copiare qualcosa, ma non ha senso stavolta. Cosa dovrei copiare? Ah, questi qua sotto, forse no. Comunque se ci sono un po' di nemici, andiamo a fargli visita, va. Ci sarà da combattere, come sempre, in Mario più Rabbids, no? Sempre la salute extra perché non ci fa schifo. Scorta Spawny, quindi Spawny deve arrivare dall'altra parte. Amico mio. E ovviamente camminerà poco Spawny, perché se potesse camminare tanto sarebbe troppo comodo per noi, no? Ah, Mario, vai qui. Stai buonetto. Stai buono, Mario. Ma Dio, Spawny non ha proprio un raggio di movimento tanto basso, come Todd, probabilmente, ma... Mi metto qui perché ho lo 0% di possibilità di fargli danno, scusami. Ecco. Ora mi metto a fianco a lui, guarda. Ah, ma qua c'è tanto spazio pure, eh. Ah, ci picchia. Sì, sì. Vai, macchinetta radiocomandata! Spacca tutto! Bravissima! E uno se ne va. Vai, let's go! E anche Mario, facciamo un here we go. Vai. Aspetta un po'. Ma spariamo comunque, distruggiamo il blocco lì. Non si sa mai, non si sa mai. Vai, Peach mo si prenderà un po' di schiaffi, ma c'è tanta salute. Povero Spawny. Ah, Mario. Ah, beh, pensavo Spawny. Ma ha colpito Spawny. Vabbè, non si capisce niente. Ha colpito Spawny, però... Però ha fatto male a Mario. Anche. Mario è stato spazzato via. Allora, il fatto è questo. Se noi sconfiggiamo tutti quanti i nemici... succede che ne escono altri. Vai, che bello. Vai, rimandato a casa sua. Lei sta bene. Allora, con Spawny mi muovo e arrivo qui. Ok, dato che con Luigi non posso fare poi molto. Dunque, questo si è fatto un po' di malox con Rabbid Peach. Con Spawny ora potrei tranquillamente anche mettermi qui e il turno dopo vincere. Eccolo qua. Fatto, molto semplice, eh. Ah, c'erano anche 6 turni addirittura. Buono. Sì, magari se non stavi con Luigi non potevi fare Pielesto e quindi fare meno caselle. Però vabbè, dai. Ah, altro Pasoru.
Un altro puzzle da fare. Bene, bene. Prima distruggiamo tutto quanto il distruggibile. Ok. Vi dirò, è una bella strada, eh. Non è semplice capire cosa toccare e cosa no. Però si può fare. Quindi questi cambiano effettivamente tutti, non solo uno. E questo ci porta qui, a nulla, giustamente. Sì, era da cambiare blu, intanto. E poi probabilmente... Forse il rosso potrebbe anche stare bene lì, eh. Non è detto. Invece è detto perché sta male. Questa parte è super velocizzata e un po' me ne dispiace, ma il fatto è che ci ho messo letteralmente 14 minuti per riuscire a risolvere il rompicapo. E sì, c'è effettivamente un modo giusto per farlo, ma dato che mi sono perso subito all'inizio, mi è stato praticamente impossibile riuscire a farlo come era inteso. Quindi, niente, ho dovuto per forza velocizzare la parte, perché se no era totalmente inutile vedermi perdere tempo. Santo cielo. Impossibile da capire, eh. Mamma mia. Ci sarà una logica, ma l'ho fatto totalmente a caso. Bisogna andare lì. Ti prego, non dirmi che anche l'altro sia aperto, perché sinceramente non c'ho proprio voglia. Ah, eccolo qua. Allora, si prende questo e si porta qua. Mamma mia, che faticaccia. Pare facile, ma non è. Oh, allora, spero che sia un'arma, perché è quello che mi serve di più. Non è un'arma, ti pareva. Mega Junior, ma tenetevelo. Oh, monete, vai, let's go. Let's go, Pog. Allora, andiamo a far rendere qualche arma nuova? Oh, allora, questa che fa? Carpe diem, certo. Sons of Buonarchy, bella. Bello il nome. Sparasole, bella. E per la principale cos'hai? Nient'altro? Perfetto, ho assegnato nuove armi e anche le abilità, ho consumato tutti quanti i punti che mi restavano, di quelli che ho guadagnato. Quindi, wow. Sempre più giù, sempre. Ah, perfetto, vai. Si entra. Ah, certo, ti pareva? Poteva essere troppo bello, no? Che succede? Ah, madonna, questi che si fanno il bagno nella lava, proprio non curanti. Beh, la pelle è morta, ma via che è una bellezza, però in quella maniera. Ah, oh, bello quel po' gigante. Che succede qui? Non ho visto nemici. Ah, scorta spawny, è certo. Almeno per questo capitolo è solo scortare spawny. E i nemici ci sono, e sono pure tanti. Aspetta però, amico mio, devo capire dove portare spawny. Ah, c'è il tubo. Si esce da qui e si prosegue. Poi si entra in questo tubo. Si esce di qua. Si entra in un altro tubo e si esce lì. Mamma mia, quanta strada! Luigi, pielesto tipo subito. Questa non sarà facile. Più che altro, non è che non sarà facile, ma sarà lunga. Me lo sento proprio che sarà lunga. Ci sono molti nemici, tutti ammassati. Toh, andiamolo qui. Cerchiamo di massimizzare il danno. Perfetto. Tocca a loro. Loro fanno gli scudi, ovviamente. E due, via. E vabbè, allora siamo... Ah, però! Non male, non male, eh. Non è da sottovalutare quello che ha fatto. Ha fatto male, ma mi ha anche spostato. Ma grazie, eh. Guarda, è quasi un favore. Quasi, perché mo...
Capace che Luigi rimane coinvolto nell'esplosione. Però... dai, datevi una mossa, su. Che cosa... fatta, meno male. Non so quanti turni richiedeva. 6 turni, perfetto. Ottimo. Non potevo chiedere di meglio. Dunque, a questo punto penso che scortare spawni sia finito. In genere anche con Todd te ne davano 2 e poi ciao. Ed infatti. Prima di procedere è meglio che una cosa sia chiara a tutti. Dobbiamo proteggere spawn a ogni costo. Che nessuno perda spawn di vista nemmeno per un secondo. Eccola là. Il destino dell'intero regno dei funghi dipende da lui. Dobbiamo riportarlo a casa sano e salvo. Ok, devo ammetterlo. Abbiamo commesso qualche errore qua e là, forse un paio sono stati colpa mia. Ma ora che abbiamo Spawny con noi, non possiamo permettere che nulla ci fermi. Giusto, Spawny? Ehi, Spawny! Ma è ipnotizzato. Fantastico, avete visto? Lo avete spaventato! Non statevene lì imparati, prendetelo! Cos'è, una corsa contro il tempo ora per prendere spawni? Non credo. Io me la godrò molto, molto lentamente, sta fase. Eccola là, qua abbiamo sempre il classico coso che non si può spostare e tanti cari saluti. Roba da endgame. Come gli Avengers. Questa mi sembra più una bocca strana, ma spero di no. Spero che sia solo uno stile. Ah, il vortice! Sì, ui. Ui. Ma è bellissimo! Beh, spero siete contenti! Cioè, scusa, ora sarebbe colpa nostra? Io e Spawny stavamo alla grande assieme, poi passa 5 minuti con voi e viene rapito! E come la prenderà mio papà quando tornerà e troverà un gigantesco drago di pura energia nel suo castello? Per vostra fortuna è ancora in vacanza. Avrò tempo per rimediare al disastro che avete fatto. Quindi anche Bowser va in vacanza, dopo una scorribanda con Mario qua e di là, un rubamento a piccio di qui e lì. Anche lui ha bisogno di una vacanza. Ecco, è lui. Probabilmente è un'altra di quelle foto in posa vicino a una stupida statua o al solito ammasso di detriti. Ho deciso di tornare prima, figliolo. A presto, papà. Il telefono è andato. Oh no! Quel drago ridurrà mio papà in poltiglia e mio papà ridurrà in poltiglia a me! Che cosa posso fare? Dovete aiutarmi! Arrivo papà, eccomi! Cosa? Perché? Ma non ha paura? Non capisco. Quell'affare nel cielo è diventato più potente ogni volta che abbiamo liberato dei Rabbids. Ora ha anche una forma definita e ha preso Spawny. Qualunque cosa si debba fare va fatta velocemente prima che diventi ancora più potente. O presto non ci sarà nessuno in tutto il regno dei funghi in grado di fermarlo. Tra l'altro, grazie alla visuale ho scoperto questo qui, che non avevo minimamente visto. E vabbè, 2 biglietti per il circo, va bene. Che poi è un museo, ma comunque. Allora, sarebbe interessante fare la lotta col drago ora, anche se il tempo è quello che è. Magari ci facciamo sta zona. Sconfiggi tutti? Ce ne sono tanti! Accipicchia! Ma quanti sono?
Quattro scudati, due con le fornaci a collo, eh oh! Intanto con Luigi gli spara flash questo, perché... Cavoli però. Poi con Peach pure. Ah, però con Peach non ci arrivo, devo avvicinarmi un pochettino. Vai. Ma tipo una scivolata. Ok. Allora, guarda che faccio. Scivolata con Luigi. E quello se ne va. Poi Mario fa il gran salto in goccia. E se ne va anche lui. Poi a questo qui, una martellata sul capo. Gli apriamo il cervelletto. E Mario ora però ci prenderà un fracco di botte. Ah no, se n'è andato lui, bene, meglio così. Ah no, eccolo qui. Vista dell'eroe. Magari se qualcuno si muove lo freddiamo. Sguardo d'aquila, così lo freddiamo al 100%. E Peach, fai lo scudo, va. Eccola là, e mo so cavoli. Va, mamma mia, che lavoro di squadra. Dato che abbiamo un'altra possibilità di attaccare. Ecco, con Luigi, a posto, finita. Andata. Mario, ciao, eh. Ah, però è morto anche l'altro. Cavoli suoi, meglio... Ma guarda, grazie, guarda. Mi ha fatto un favore. Ora no, però. Quello ha fatto male davvero. Ok, manca solo un nemico. Vediamo un po' se riesco a capire come... prenderlo, magari mi metto qui. Vai! Grande! Vista dell'eroe, se si muove lo prendiamo. A posto. Dai. Eccolo lì. Miele, buono. È fatta. Difficilina questa, eh. Devo ammetterlo. Un po' difficilina. Bomba. Bomba davvero. Parte Luigi, perso. Ah, pure in 5 turni. Dai. Che seccatura quando è così. Mi dà molto fastidio quando vanno così. Ora, l'unica cosa da fare... Ora, a parte che il video termina qui, ma... devo assolutamente trovare un funghetto per ricaricarmi. E penso che ci sia, Non penso che... no, c'è un'altra lotta invece. C'è un'altra lotta. E come la faccio? Ma io che cazzo ne so? Devo cambiare personaggio. Devo levare Luigi e mettere un altro. Metto... Rabid Luigi, allora, dai. Tanto le armi le ho date un po' a tutti, l'ho date. Bene, allora, il video termina qui. Mario purtroppo è per forza il leader, quindi devo subito agire con Rabid Peach per curarlo. Nel prossimo episodio terminerò la mappa 7 e ci sarà anche la sfida contro il drago, probabilmente, perché sicuramente è Bowser il nemico finale. Quindi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!